Ciao Food Springers, oggi voglio parlarvi della nuovissima marmellata di frutta con 90% di zuccheri aggiunti in meno, ok? Così 90, cioè è frutta con un minimo di dolcificante, ma molto meno calorico, molto meno zucchero che potrebbe comunque darci un picco glicemico. Ed io volevo fare delle crepe, le crepe con le proteine a frutta di bosco, considerando che le nostre marmellate sono frutta di bosco, e non solo perché abbiamo anche la nostra albicocca, che non è esattamente di bosco, però abbiamo fragola o albicocca, e un po' di instant oats, perché a me piace di più la crepe perché è un po' più leggero. Le crepe, non c'è uno specifico, come si chiama, ricetta per le crepe, più che altro le devi andare a farlo a naso, aggiungendo prima i liquidi. Allora, i liquidi che possono essere l'uovo e il latte. Io uso una latte di cocco perché a me piace il latte vegetale, non uso il latte, diciamo, latte di mucca. Allora, latte vegetale può essere qualunque cosa, può essere di mandorla, di nocciola, di cocco, ok? Vi sconsiglio di soia perché purtroppo la soia potrebbe essere un fitoestrogeno e comunque potrebbe dare fastidio per chi ha problemi. Poi aggiungeremo un po' delle nostre polvere, nostre proteine per rendere comunque proteico il nostro crepe, così, ed anche un po' di consistenza perché è farinaceo, così ci dà un po' di sostegno, però è proteico con le nostre bellissime proteine. Ok, e finiremo con questa polvere qua che è proprio instant oats, che è avena, ok? Avena è fantastico, specialmente che l'avena è ricco di fibre insolubili che sono molto positive per la nostra microbioma, ok? Ci va a naso quando facciamo le crepe, vuoi una consistenza abbastanza liquida, a differenza di un pancake che è un po' più robusto perché c'è anche il lievitante, e andrai ad aggiungere fino a trovare la giusta consistenza. Ho messo un uovo, un po' di liquido e poi andiamo ad aggiungere la nostra farina, le nostre, diciamo, la parte farinosa fino a trovare questa consistenza che è giusto per avere le crepe. Le crepe sono abbastanza liquide, ok? E molto sottile, però anche molto gustose, così possiamo avere una cosa un po' meno pesante, specialmente durante le mesi estive, ok? Per fare una cosa un po' più delicata, la crepe potrebbe essere anche messa con magari un po' di protein ice cream, no? Cioè facciamo una bella crepe, lo riempiamo di un po' di gelato proteico, ok? E facciamo una bella cosa, guardiamo come vengono. Allora, le proteine hanno una tendenza di essere un po', di fare un po' di grumi, così provate di schiacciare bene, mischiare bene finché le polveri si mischiano, ok? Poi lo fai espandere sulla vostra pentola, girandolo con la mano, ok? Così si espande, così le crepe diventano molto sottile. Guardate che colore pure è bello perché è rosa, ok? E noi possiamo così avere una bella crepe rosa. Ok, pronto per avere la nostra crepe, perfetto per la nostra marmellata. Vedi, si riprendono anche abbastanza velocemente, così le crepe sono anche un eccellente dessert dopo cena perché le puoi fare velocemente, le fai in compagnia, le fai in 3 minuti e ognuno può avere le crepe con la marmellata che preferisce. Allora, abbiamo una crepe che è rosa grazie alle proteine che le abbiamo messo in mezzo, ok? La nostra proteina è comunque whey protein proprio alla frutta di bosco. Prendiamo la nostra marmellata, 90% di zuccheri in meno. Ricordate che la frutta comunque è la prima scelta della natura che ci permette di avere, diciamo, è quella che Dio ha disegnato per noi, ok? La frutta è ricca di zuccheri sani, è un modo per avere un dolce, tra virgolette, non chimico, che è una cosa molto importante. Ci possiamo spalmare le nostre crepe con la nostra marmellata, lo giriamo e diventa la perfetta crepe con la marmellata di Food Spring, 90% di zuccheri in meno, natura, sapore, e così ci appaghiamo sempre qua. La nostra voglia di dolce alla fine di una lunga giornata. Pace a tutti, ciao! Buono, veramente buono.